Ciao a tutti, allora innanzitutto cosa importantissima da dire. Se sentite al telegiornale, blogger di Parma trovata in casa morta, voi non fate accusare il mio fidanzato, mi ha uccisa il cancro. Detto questo, come ogni anno, so che lo aspettate tantissimo, io stessa ci metto 2 mesi a cercare tutto e bla bla bla, parliamo di solari! Quindi i miei solari 2017. Prima, durante, dopo l'esposizione al sole, capelli, attivatori, bla bla bla, tutto quello che fa parte del mondo dei solari. E quindi partiamo. Dunque, innanzitutto partiamo da un video dedicato a piscina, spiaggia, mare, vacanze, quindi non tanto in città quanto proprio durante l'esposizione al sole o nelle location nelle occasioni in cui ci esponiamo al sole. Innanzitutto, sono tre i sieri che io ho sempre utilizzato per potenziare l'azione del solare e sono i tre che io mi sento di consigliarvi. Il primo non ce l'ho fisicamente perché costa un rene e non lo ricompro ogni anno, che è il Floretin CF di SkinCeuticals. Parliamo invece di quelli che ho in mini taglia, ma per adesso uso questi. Lavorano in due modi diversi. Uno è un protettivo del DNA cellulare e previene lo stress ossidativo, fondamentalmente l'invecchiamento, i radicali liberi. L'altro invece è più specificatamente anti-macchia. Quello anti-macchia che io mi sento di consigliarvi è il Vino Perfect di Caudalie Serum Eclat Anti-Tache, quindi anti-macchie. Tra l'altro adesso questa taglia deluxe da 10 ml è nella box che ha fatto Look Fantastic Fit Caudalie, quindi trovate il brand da Look Fantastic, fa sempre delle offerte stupende nel caso ve lo volevo dire. L'altro invece, se parliamo di invecchiamento e radicali liberi, è l'Advanced Night Repair di Estée Lauder, siero iconico della Maison che si utilizza come siero notturno e sotto il solare di giorno d'estate. Questa è una taglia deluxe, sapete che il formato si trova in diversi formati in vendita. Due prodotti che io vi consiglio comunque proprio senza alcun dubbio. Poi veniamo alle persone che si abbronzano poco come me o che non sono mai soddisfatte a sufficienza dell'abbronzatura. A parte l'integrazione per bocca che si può fare, ci sono diversi prodotti che aiutano in questo senso. Ve ne faccio vedere due. Uno che inizia molto prima di quando noi andiamo al mare, uno invece che si utilizza durante la nostra esposizione. Il primo è di Yves Rocher, si chiama Solaire Peau Parfait Anti Sol. È un preparatore che si inizia a utilizzare 3 settimane prima di partire per il mare e la prima settimana di esposizione, mattino e sera, viso e corpo. È una texture acquosa e proprio serve per stimolare l'abbronzatura e farla durare di più nel tempo. Il secondo invece è di un marchio veramente iconico per i solari, uno dei più amati in assoluto, che è Australian Gold, e in particolare vi faccio vedere il Color Binge, che è un 20 per, aiuta proprio ad abbronzarsi 20 volte di più. Mi raccomando, con tutti questi prodotti non sostituiscono la protezione solare, mi raccomando, vi ustionate. Quindi servono solo per intensificare l'abbronzatura, che non deve essere mai presa in modo sconsiderato e non protetto. Poi proseguiamo col viso. Vi faccio vedere diverse cose che hanno obiettivi un po' diversi. Partiamo dalla prima. Hawaiian Tropic. Come sapete, è già il secondo anno che Hawaiian Tropics mi invia i solari e tra l'altro loro sono raccomandati dalla Skin Cancer Foundation, quindi proprio consigliati proprio per la prevenzione del cancro della pelle. E vi faccio vedere due prodotti diversi. Questa che è la linea Silk Hydration, che è una linea idratante che però non occlude i pori ed è in texture ultra light SPF 30, 50 ml, texture airless, molto comoda. L'altra, che invece è una novità per quest'anno, vi faccio vedere, è dedicata alle pelli particolarmente sensibili. Si chiama Sensitive Skin Face, è un SPF 50+. La cosa interessante è che innanzitutto ha una protezione molto alta, lavora anche l'invecchiamento precoce della pelle, è testata dermatologicamente, in texture leggera e priva di oli. Quindi se abbiamo una pelle particolarmente sensibile abbiamo anche un prodotto più specifico e sicuramente budget friendly. Sempre di Australian Gold vi faccio vedere una formula dedicata anche alle pelli che sono un pochettino più misto, misto grasse, perché è una formula oil free.
E tra l'altro anche per chi fa sport o suda molto perché è very water resistant, quindi non è soltanto resistente all'acqua, ma è molto resistente all'acqua e quindi alla sudorazione. Questo non vuol dire facciamo il bagno e non ce la riapplichiamo. Questa in particolar modo è un SPF 45, tra l'altro con formula antiossidante. Vi faccio vedere poi la chicca, se parliamo di anti-age, quindi usiamo una protezione solare che faccia anche da trattamento, se magari non abbiamo più 20 anni e vogliamo prenderci cura della pelle anche sotto il sole. E in questo caso ci ha pensato Dellarome a mandarmi una cosa da provare, che è un SPF 30 linea Bronze Absolue. E si chiama Crème Solaire Jeunesse Haute Protection. Quindi è una crema SPF 20 che protegge dai raggi UVA e UVB, ma è anche un trattamento anti-età. Diciamo che è proprio un trattamento anti-age che ha la protezione solare, quindi molto interessante, dedicato anche alle pelli sensibili. Quindi troviamo per quanto riguarda i solari, un po' per tutti i tipi di pelle, dalle grasse alle sensibili, a chi vuole un prodotto un pochettino più strutturato. Corpo e anche corpo abbiamo tantissime texture tra le quali scegliere, va anche un po' a gusti. Australian Gold ha fatto una cosa molto interessante che è uno spray gel trasparente, quindi clear, chiaro, diciamo. È una texture stranissima. Io la prima volta che l'ho vista ho detto, cioè, ve la faccio vedere. Spruzza una cosa di questo tipo e voi dite, oddio, è bianco. No, guardate, è trasparente. E profuma di frutto della passione, frutti tropicali, di frutta tropicale. Adoro, ha un profumo pazzesco e si assorbe in un secondo. Uno, non dovete neanche spalmare. Molto carina l'idea della texture, questo spray gel. Anche questa very water resistant, molto molto profumata. Adoro. Sempre Australian Gold ci propone una texture che viene chiamata Air Soft, esattamente come la texture in crema. Questa è una texture ultra leggera, una broom spray, che tra l'altro ha il getto continuo, quindi riusciamo a dosarla molto bene. SPF 30, ovviamente tutta la linea è raccomandata dalla Skin Carrier Foundation, tutto il brand. E anche qui si assorbe velocemente e non è grassa, quindi abbiamo un SPF 30 dedicato al corpo, appunto, anche questo molto resistente. Posso invece proporvi qualcosa di nuovamente di un pochettino più strutturato e torniamo ad Elarom, linea Bronze Doré. Questo in particolar modo è corpo e non è più sull'anti-age, ma contiene un attivatore d'abbronzatura. Quindi è un prodotto all'interno, è un prodotto estremamente idratante e che al suo interno contiene l'attivatore d'abbronzatura. È un SPF 30 dedicato anche alle pelli sensibili e viene proposto, il suo claim è ovviamente un latte corpo, è una texture in latte, tra l'altro con un approccio altamente tecnico di naturalità ed efficacia. Associa filtri dalle note azioni protettive a una formula naturale e una texture vellutata. Sicuramente un prodotto interessante, poi sapete che per Dellarome ho una passione particolare. Cosa che volevo tantissimo e che mi ha regalato una di voi, e sto cercando l'SPF 50 viso, ma perché non si trova? Isenberg ha un'expertise nei solari che io ho avuto il piacere di scoprire quest'anno, ragazze. Isenberg è pazzesco. Allora, innanzitutto, gli anni precedenti erano solari molto costosi perché avevano un packaging molto lussuoso. E il brand ha rivisto completamente formati e packaging, facendoli così più anche travel friendly, oltre che più semplici, offrendoci a un prezzo meno che dimezzato. Quindi abbiamo l'expertise Isenberg a un prezzo più accessibile, nonostante sia comunque una marca luxury. La cosa che mi ha colpito di più, a parte il fatto che siano completamente privi di parabeni, è una cosa particolare che hanno loro, che è una formula brevettata, ovvero praticamente l'onda critica di penetrazione dei raggi nocivi per la pelle è 390 nanometri, se non sbaglio. Ecco, questa formula è testata arriva fino a 370 nanometri, il che vuol dire che blocca praticamente tutti i raggi nocivi, ne penetrano veramente pochissimi. E è pazzesco il fatto di poter pensare di acquistare un solare, ovviamente protezione UVA e UVB ad ampio spettro, quindi plus, e che ci possa veramente permettere di avere una protezione che non è solo sulla superficie della pelle. E quindi mi sono affascinata.
mi è piaciuta la proposta di questo marchio e voglio prendere anche la protezione viso. Ci sono poi gli oli. Hawaiian Tropics, ad esempio, propone un dry oil, quindi un olio secco. Anche questo ha spray continuo, quindi non fa cic. E questo è un SPF 15, spesso, non sempre, ma spesso gli oli tendono ad avere l'SPF un po' più basso, o almeno anni fa, perché adesso si trovano anche gli oli SPF 50. Questo ad esempio è un 15 ed è a base di olio di argan, e vi dico in generale tutti i solari Hawaiian Tropics hanno dei profumi paradisiaci. E io ad esempio non posso usare un SPF 15 neanche a fine vacanza perché mi ustiono, ma la farò usare al mio compagno che invece diventa una cotoletta. Ci sono invece oli per A, le abbronzatissime, B, per chi ad esempio lo applica sotto una protezione o sopra una protezione o dopo l'esposizione al sole, ma è una chicca. Questo è sempre di Heisenberg, è un SPF 6, quindi è bassissimo, ma la cosa bella è che è un olio profumatissimo. Una volta che lo mette sulla pelle sembra quasi un gel, cioè perde quasi la sua texture in olio. E la cosa che voi vedete non sono particelle colorate, è il principio attivo che reagisce diventando di questo colore, che sulla pelle dà una leggerissima doratura, ma non vedete particelle di cose appoggiate. Si utilizza sia per il viso che per il corpo e ha all'interno il brevetto Trio Moléculaire Excellence, che è quello proprio tipico di tutta la linea Heisenberg. Ragazze, anche questo senza parabeni. Ha un effetto sublimante della pelle, la rende profumatissima, bellissima da vedere, bellissimo prodotto. Arriviamo ai capelli. Allora, io per quest'anno ho scelto per i capelli di provare questa linea. Le ho prese in taglia a viaggio, tranne uno che le ho trovate nella Boxy Look Fantastic, perché ho detto se mi piace prendi full, perché non costa poco. Sto parlando di System Professional e della sua linea solare. Abbiamo il Sun Oil, quindi la protezione solare per i capelli, e questa da 30 ml è venduta. Io non ho mai finito un olio capelli protettivo nella mia vita, mai, ne uso sempre tanto così e l'anno dopo lo butto via. Quindi meno male che c'è il 30 ml, così lo uso e lo finisco. E ho voluto abbinarci, infatti ho fatto l'ordine, la linea shampoo e balsamo, che tra l'altro lo shampoo è un Hair & Body, credo ci sia anche la maschera, se c'è prenderò anche quella. E System Professional secondo me lavora benissimo, sono prodotti estremamente reidratanti e protettivi, ho deciso quest'anno di provare questi. Anzi, se avete da segnalarmi dei prodotti performanti per i capelli, specialmente una maschera a capelli post esposizione al sole, vi prego scrivetemela nei commenti perché sono alla ricerca. Veniamo al dopo sole. Allora, dopo sole, innanzitutto quando ci laviamo sarebbe meglio utilizzare detergenti estremamente delicati, se possibile specificatamente dedicati al post esposizione al sole, perché ad esempio sono studiati per eliminare i residui di cloro della piscina, della salsedine, eccetera. Costa pochissimo, ma io lo compro ogni anno da 20 anni e lo comprerò per i prossimi 50, io lo adoro. È il Bilboa doccia bronze menta glaciale, il famoso non lava via la bronzatura, chi ha la mia età si ricorderà le pubblicità, e lo adoro perché è freschissimo, delicatissimo e mi rinfresca. Io lo adoro, il mio compagno lo adora, lo ricompro ogni anno. È più ovviamente è più delicato e più lenitivo di un classico detergente, mi raccomando cercate una detersione adatta, possibilmente anche oleosa, che non è male. Dopo sole vera e propria, abbiamo quelli che sono studiati per massimizzare la durata della bronzatura. Uno dei più famosi, credo, al mondo è il Tan Maximizer Tan Prolonging di Lancaster. Questo è un prolungatore di abbronzatura tutto in uno con il dopo sole. Quindi è un dopo sole che contiene questo Tan Prolonging e lo fanno sia in versione viso che in versione viso e corpo. Io qui ho una taglia deluxe viso e corpo ed è comunque uno shooting moisturizer che lavora appunto per prolungare la durata della bronzatura, sicuramente interessante. Un classico che ho appena ricomprato, che secondo me, cioè, è uno sfizio che io mi regalo ogni anno ed è un classico per le amanti del brand, è il Boom Demon Oil di Dior. Dior Bronze è una linea fantastica, fantastica. L'anno scorso ho usato la 50 viso, meravigliosa.
Questo è il dopo sole vise corpo, appunto, un boom di monoi idratante, sublimante, profumato, morbido, è un piacere. Ho voluto riprenderlo perché per me è fantastico, non c'è proprio, c'è poco da dire, è famosissimo. E proverò con estremo piacere per il viso, perché il boom per me è un po' troppo come concept, e poi volevo qualcosa di specificatamente anti-age. Proverò questo prodotto di Yves Rocher che si chiama Solaire Peau Parfait. È trattamento sublimatore anti-età al Eryngium Marittimum e complesso vegetale anti-macchie. Io cerco sempre nel doposole più che un all-over un prodotto specifico che lavori appunto lo stress ossidativo, l'invecchiamento e possibilmente le macchie che a me tendono a formarsi. Quindi non vedo l'ora di provarlo, sono molto felice di provarlo appunto. Andiamo a quelle che sono un po' le chicche, quindi non proprio solari, ma che ci aiutano nel posto, nel pre-esposizione. Innanzitutto, torniamo al mio amore Heisenberg e parliamo della linea solare Sublime Tan, si chiama SOS Après Soleil Masque Visage Corpo. È una maschera SOS Vise Corpo per le scottature e gli arrossamenti, quindi proprio anche per i colpi di sole è un calmante reidratante a base di acido ialuronico e alga rossa, lenisce istantaneamente, ha una texture gelificata molto fresca, consiglio di averlo. Per chi ad esempio ha la pelle come me molto bianca, tendenzialmente i primi giorni divento bordeaux o qui o nel petto, eccetera. È un ottimo aiuto, è una maison della quale mi fido molto. Formula brevettata, prodotto sicuramente interessante. Poi ve ne ho già parlato, ma ve la ricito velocemente: la Mask Aqua Confort di della Rome. Questa è proprio una maschera reimpregnante d'acqua. Da fare dopo sole, magari un paio di volte a settimana, vi aiuta proprio a ristabilire la barriera idrica e limitare le perdite d'acqua. Quindi sapete che l'esposizione al sole asciuga la pelle, perdiamo elasticità, tendiamo a segnarci, quindi assolutamente armiamoci di una maschera o più maschere in questo senso. E poi adesso vi parlo di tre prodotti di un marchio col quale io ho collaborato l'anno scorso. È un marchio che secondo me ha un'expertise fantastica e ve lo consiglio. Tutto quello che ho provato mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto da spa, è un prodotto sicuramente luxury, ma per chi è come me amante della skincare, del prodotto di ricerca, eccetera, non posso non consigliarvelo. Tra l'altro questa volta mi è stato dato anche un codice sconto che varrà dal 22 di giugno al 6 o al 7 di luglio, comunque ve lo scrivo nell'info box, e sto parlando di Repechage, e guarda, mi farebbe veramente piacere se provate qualcosa perché secondo me è un marchio che merita. Allora, parliamo di una maschera qui, fa parte delle nuove maschere Fusion, che sono quattro maschere, ma in particolare per questo argomento vi consiglio questa. Si chiama Ciocofina ed è esattamente una maschera che profuma di cioccolato ed è fatta a base di cioccolato. È una maschera estremamente reidratante, setificante per la pelle, in texture crema, sta su 10 minuti. Allora, questo tipo di maschera, prendete una dose di cioccolato, eliminate le calorie ed otterrete questa maschera cremosa e morbida. All'interno contiene cacao biologico e olio di cocco per ripristinare l'idratazione. Alghe Ecocert, aloe, acqua di rose e acido ialuronico. Dunque, è un prodotto che vi aiuta tantissimo nel post-esposizione ad avere una dose non solo di idratazione, ma qui parliamo proprio di una quota lipidica, appunto, data dall'olio di cocco, idrica data dall'acido ialuronico, nutriente appunto data dall'estratto di cacao, prodotto fantastico. Poi una chicca, ma una chicca, è l'Algo Mist, che è un prodotto nuovo ed è proprio una mist trattante che si può utilizzare in tutte le condizioni di stress della pelle, anche durante l'esposizione al sole, non solo banalmente per rinfrescare come un'acqua termale. Ma qui all'interno abbiamo una combinazione di alghe ricche di vitamine, minerali, amminoacidi, poi abbiamo vitamina C e ginkgo biloba che aiutano a ridurre la sensazione di secchezza della pelle sia in viaggio che in aereo che durante l'esposizione al sole. Considerate che la base è già laminaria complex. Subito, laminaria complex, poi abbiamo aloe, arancio, ginkgo biloba, vitamina C. È un prodotto secondo me fantastico, non è una classica mist, è un prodotto di trattamento vero e proprio che ci aiuta in tutte le condizioni di stress della pelle. Se non erro, esiste in più formati,
Se volete qualcosa che non sia solo rinfrescante, ma multivitaminico, antiossidante, che combatte gli arrossamenti, le condizioni problematiche per la pelle, la secchezza e vogliamo che ci dia anche energia e luminosità, fantastico. E vi faccio vedere anche un trattamento nuovissimo, super particolare di Repe Chaz, che si chiama Hydra Dew, Say Goodbye to Dry. Allora, questo è un prodotto molto particolare, si chiama Nourishing Gel Cream ed è un prodotto che ha molteplici utilizzi. Innanzitutto si può utilizzare come doposole e si utilizza adesso ve lo dico nel modo corretto. Si utilizza la sera come appunto su tutto il viso e il collo, come doposole o come trattamento intensivo, e di giorno come contorno occhi e collo. Quindi sulla base dell'ora in cui lo mettiamo può avere molteplici funzioni. Il suo obiettivo è quello di dare questo effetto, come si può dire, replenishing alla pelle, no? Quindi questo effetto idratante e plumping che viene da dentro. Tra l'altro, ovviamente ha il vantaggio di un prodotto molto performante in una texture a rapido assorbimento. E poi abbiamo il Marine Moisture Factor, che è estratto appunto da alghe, lavora proprio per ripristinare la naturale riserva d'acqua che abbiamo nella pelle e aiuta anche ad avere questo effetto, viene definito dewy e translucent alla pelle. Quindi se noi vogliamo non dedicarci a un solare generico, ma a un prodotto che per le sue azioni estremamente lenitive e reidratanti può essere utilizzato dopo sole, ma è un vero e proprio trattamento, ne basta poco e ci fa anche da contorno occhi e da prodotto collo, sicuramente Repechage in questo senso ha fatto una chicca. Ecco. Allora, questa era tutta la mia estate 2017. Mi raccomando. Come avete visto, non ho ancora il mio stick contorno occhi, contorno labbra che devo ancora prendere. Sto cercando la maschera capelli. Sfogatevi nei commenti di consigli. Vi mando un bacione grande, spero di esservi stata utile e al prossimo video.